tutti! Oggi vorrei inaugurare una nuova serie video dedicata al fumetto. Questo argomento, visto che incuriosisce veramente tantissimi di voi, non soltanto qua sul canale, ma ad esempio anche su Instagram, mi arrivano sempre tantissimi messaggi da parte vostra in cui mi chiedete da che cosa è meglio iniziare per leggere i fumetti, e per quello ho già creato una playlist che trovate linkata nelle schede qua sotto in descrizione, ma in molti siete anche curiosi di sapere le origini del fumetto, le differenze fra graphic novel, fumetto, manga, comics, eccetera. Ho deciso quindi di creare questa serie dedicata a titoli che approfondiscono il tema fumetto. Come sapete, io sono una grande appassionata del genere, ma non mi reputo assolutamente un'esperta in questo settore. C'è sempre qualcosa di nuovo da scoprire, io mi affido tantissimo ai libri, ai saggi dedicati al fumetto. Ci sono tantissimi titoli di approfondimento, quindi di volta in volta vi consiglierò un testo differente. Il libro che voglio consigliarvi oggi è dedicato al manga e in particolare alle basi del manga. È un titolo di inizio secondo me perfetto. Quindi, se non avete mai letto manga ma vorreste scoprire qualcosa di più, se avete letto pochi manga, siete all'inizio e volete approfondire il genere, è il titolo secondo me perfetto. Il libro in questione è Capire il manga di Davide Sarti, edito dalla Torre, a un prezzo di copertina di 16,50 euro. Questa copia mi è stata inviata dalla casa editrice ed ero stata contattata dall'autore. È un libro abbastanza breve, conta circa 180 pagine ed è composto da una prima parte molto arricchita sul manga, per l'appunto, caratteristiche grafiche e narrative del fumetto giapponese, poi in fondo c'è anche un'intervista ad un autore. Questo libro parte con una considerazione: che cosa ci porta ad essere così presi dalle storie dei manga? E da dove ha origine questo forte sentimento di immedesimazione nei personaggi di queste storie? I fumetti presi in considerazione in quest'opera sono principalmente gli story manga. Termine usato per la prima volta negli anni 60, serviva ad indicare un tipo di fumetto differente da quello comico, umoristico, perché a differenza di quei fumetti c'era una vera e propria trama. Si fa riferimento a questi fumetti e in particolar modo a quelli più famosi. Quindi l'analisi che viene fatta dall'autore in questo titolo non riguarda la produzione completa giapponese, ma esclusivamente dei manga di questo genere. All'inizio c'è una piccola introduzione sul fumetto in generale, che serve al lettore per capire che cosa significhi manga, in che cosa si distingue dal fumetto occidentale, e per capire questo bisogna essenzialmente capire che cos'è il fumetto. Ci sono quindi delle piccole basi che spiegano le origini del fumetto, con riferimenti storici anche ad altri testi. Ho trovato l'introduzione, comunque, anche se abbastanza breve, approfondita e interessante. Una cosa che ho notato e che ho apprezzato da subito di quest'autore è che non dà nessun termine per scontato, quindi tutti i termini utilizzati, tecnici o meno, vengono ben chiariti nell'introduzione, in modo che anche un lettore magari poco esperto alle prime armi col fumetto e con il manga in particolare possa capire appieno e apprezzare quest'opera. Il linguaggio è fondamentale, non soltanto appunto nel fumetto, ma anche in quest'opera. Introducendo poi il concetto di fumetto, è più chiaro e semplice anche per il lettore poter fare un confronto fra fumetto occidentale e fumetto giapponese. Ci vengono presentate le differenze innanzitutto nei disegni, nella grafica, nella struttura delle vignette, nei balloon, nel linguaggio, la trama, la costruzione della storia vera e propria. Ci sono quindi diversi capitoli dedicati ad ogni particolare costrutto del fumetto. Si parla delle caratteristiche grafiche e narrative del manga, e nella seconda parte del libro vengono forniti anche dei casi di studio, quindi vengono prese in esame diverse opere, fra cui una di Naoki Urasawa, che ho apprezzato tantissimo. Piccola parentesi personale a parte, i casi di studio presentati li ho trovati interessanti, perché sono comunque fumetti abbastanza differenti fra di loro, più o meno famosi, sicuramente fra i più letti e probabilmente fra i più importanti anche in Giappone. Fra i fumetti presi in esame ce ne sono alcuni dedicati alle ragazze, destinati ad un pubblico femminile, quindi che hanno al centro la componente amorosa. Ci sono fumetti più psicologici, altri d'azione, d'avventura, fantasy. Insomma, la seconda parte secondo me è molto ricca, perché ci sono diversi titoli che vengono presentati e
si va ad analizzare quanto spiegato inizialmente, quindi prendendo in esame la trama, i disegni, la costruzione delle vignette e così via. È estremamente interessante perché, ad esempio, io che leggo manga da tantissimi anni non mi sono mai chiesta perché certe vignette fossero disegnate in un certo modo, fossero costruite in una certa maniera e soprattutto che cosa vanno ad intensificare. Magari il messaggio mi arrivava, ma non mi sono mai veramente chiesta quanto la grafica incidesse sulla storia e su quello che mi arrivava. Per farvi un piccolo esempio, nei manga i personaggi sono spessissimo rappresentati con gli occhi enormi, hanno dei visi bellissimi, molto molto dettagliati, in genere la parte su cui si punta di più, mentre i corpi vengono lasciati un pochettino in disparte, tra virgolette, e si dà grandissima enfasi agli occhi. È una caratteristica comune dei manga che ho sempre notato, ma non mi sono mai chiesta per quale motivo si scegliesse di disegnare i personaggi in questo modo. Leggendo questo libro ho scoperto che tantissimi autori puntano sul sentimento, sul lasciare comunque un'emozione, e per fare questo, dal momento che i manga vengono letti molto velocemente, bisogna puntare tutto sul disegno, perché l'immagine è immediata. E qual è la parte del corpo che di più trasmette i sentimenti e le emozioni? Gli occhi, o comunque l'espressività, i volti, il viso. Ho fatto questo esempio, ma in realtà ci sono altri aspetti del fumetto giapponese su cui magari non avevo mai prestato veramente attenzione, quindi per certi versi è stata una lettura illuminante. È una lettura che mi è piaciuta veramente tanto, ho preso moltissimi appunti e devo dire che ne sono uscita sicuramente arricchita. Adesso quando leggo i manga faccio più caso alla parte grafica in particolare, visto che non sono un'esperta in questo settore, titoli di questo genere mi permettono di apprezzare non soltanto la trama, la storia, quello che mi arriva, ma anche appunto gli elementi grafici, visto che compongono una parte importante del fumetto. Come vi dicevo, alla fine c'è poi un'intervista ad un autore giapponese che ho trovato molto interessante. È un'intervista di poche pagine, ma è interessante perché si ha l'opinione di un autore comunque ben formato nel panorama giapponese su quello che rappresenta il fumetto in Giappone e su alcune differenze con il fumetto, ad esempio, americano. Nel complesso è quindi una lettura che vi straconsiglio di fare per approfondire il manga, sia che abbiate letto tanti fumetti giapponesi, che no. Io spero che questa idea di dedicare una serie di video a titoli di approfondimento sul fumetto vi faccia piacere. Mi raccomando, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate e soprattutto se conoscevate questo titolo, se vi è piaciuto o meno, e quali sono i titoli di approfondimento che avete invece letto voi e che consigliereste. Di nuovo, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!